Amici di Super Tennis, buon pomeriggio. Non potevamo scegliere ospite migliore per inaugurare il nostro studio qui al Foro Italico. Francesca Schiavone, ciao, benvenuta. Ciao. Ciao a tutti. Allora, sono tanti anni che frequenti il Foro Italico, che giochi al Foro Italico, però questa volta lo fai da testa di serie numero 2 e soprattutto sei la grande attesa dal pubblico romano. Come stai e come la stai vivendo? Che ben venga, nel senso che è un po' di giorni che sono qua e la gente è molto felice di vedermi, quindi è un piacere, un onore per me essere qua con questa classifica e aver in qualche modo donato, scambiato con loro grandissime emozioni, quindi è il momento di giocare e di schierarmi al meglio perché in fondo è quello che so fare. Allora Francesca, sei arrivata a Roma e preparando con molta attenzione, appunto le tappe di avvicinamento sono state molto mirate, centellinate anche rispetto al passato, come stai e soprattutto mentalmente come l'hai preparata questa Guarda, edizione? Sì, ho fatto delle scelte soprattutto per allenarmi perché sentivo il bisogno di rimanere in campo, di risentire la terra e le sue caratteristiche, di unirle a me. Di sporcarmici un po' anche, come ho sempre detto, però la cosa principale secondo me era quella di riuscire a portare a casa un pochino di partite in più, nel senso che automaticamente fare il cambio tra allenamenti e match lo puoi fare attraverso solo partite e giocare punti importanti, quindi in quella situazione lì sono ancora un pochino indietro rispetto a quello che desideravo, però per quanto riguarda il feeling adesso che ho sulla palla e come affronto questo torneo, ovviamente lo faccio al massimo livello mio personale di intenzione e nella forma magari vincendo qualche partita potrei stare meglio. Hai detto recentemente anche ho ancora molto da dare. Sì, perché no? Non sarei qui, del resto perché giocare a tennis quando non hai motivazioni o cose di questo genere a livello personale. Se non fosse così, veramente, il giorno che sentirò questa sensazione non ci sarà. Sono ancora viva. Perché no? Mi è stato addirittura detto che dai 28 ai 35 ci si esprime al meglio. Io inizio a crederci. Qui hai giocato e hai anche perso contro la Enen, con la Ingis, hai battuto però una ex numero uno del mondo. Qual è il ricordo più bello e il match che ti è rimasto proprio sullo stomaco? Il match che mi è rimasto più sullo stomaco è stato quello che ho perso contro Zvonareva nei quarti di finale, che avevo tutte le possibilità di poterla battere. E ci ho sofferto tanto, me lo ricordo, ma anche l'anno scorso che giocavo bene e ho incontrato la Sanchez che poi ha vinto il torneo. L'ultima battuta, visto quello che è successo l'anno scorso a Parigi, pare che l'abbiano fatta molto buona e gustosa la terra. Sei pronta a mangiarne un po'? Sono prontissima, amerei farlo, perché no? Grazie. Grazie a voi.